la Liguria della civiltà contadina. Giorgio Bubba ci racconta la storia di un mugnaio e di un mulino che resistono ad ogni regola economica. Da Castiglione Chiavarese il nostro inviato. Erano 7 i mulini d'acqua lungo il Petronio nell'entroterra di Sestri Levante. Erano 7, numero cabalistico, fatti con ingranaggi in legno d'olivo duro e resistente e macine in pietra dura dell'Appennino. Ne è rimasto uno solo alle porte di Castiglione Chiavarese. Qui al vecchio mulino, come dice Tocur la gente, la pala e le macine continuano a girare per il poco grano che ancora si coltiva in vallata. Il mugnaio è Angelo Gandolfo, 49 anni, lo aiuta la moglie. Allora, perché fa il mugnaio? Lo faccio per una tradizione. Ma le rende? No, niente. Più che altro penso che sia un bene sociale. Altrimenti finisce. Visto che ce n'erano, non so se lo devo dire, 7, in Val Petronio non ce n'erano. Perché non lo deve dire? Lo dica. Non ce n'è più. Mulini sono finiti. Io ho ereditato questo da mia madre, che è morta l'anno scorso, il 24 di gennaio, che l'aveva ereditato da suo padre e da sua madre, dai miei nonni. E la tiriamo avanti finché si può. Le macine sono 3. Due in funzione, una per la farina di grano, l'altra per il mais o grano turco. Il sogno di Angelo, piccolo sogno, di rimettere in funzione la terza macina. Salve per le castagne. Ai suoi figli cosa insegnerà? Ma guarda, io di figlio ce n'ho uno. Vorrei insegnarci a tirare avanti questa tradizione. Non ne ha voglia? Ma penso di sì. E lo spero. Sono rare ormai le persone che si dedicano a questo lavoro. Ormai i tempi sono cambiati. E perché? Sono cambiati perché intanto la gente non zappa più la terra e non coltiva più il grano turco. E poi perché la macinazione ormai è diventata industriale. Quindi se vogliamo un po' di farina genuina dobbiamo venire ancora in queste zone e non certamente andare nella bottega a comprare la farina macinata. Il bilancio di questo mulino è povero. Non basta neppure per vivere, ma i Gandolfo sono gente decisa, determinata, cocciuta, come ci viene da dire. Forse se la regione si ricordasse di loro, il vecchio mulino non chiuderebbe. Noi abbiamo provato a dirlo, come al comune, alla provincia. Il più bel museo di quest'epoca di civiltà contadina è qua, a patto che funzioni. Bellissimo, bellissimo davvero.